Signori, vi anticipo che quest'anno sarà probabilmente molto, molto complicato. A dispetto di quello che speravamo di creare il gruppo, la Brigata Serie B del nostro Monza, non è che sia proprio all'altezza della situazione. Ho cercato di fare qualcosina a telecamere spente per vedere un po' se si smuovessero le cessioni e non si è mosso nulla, per cui non abbiamo letteralmente una lira per fare alcunché. Io ho spostato nel budget in gadget semplicemente perché dovevo fare alcune piccole cose, ma non è servito neanche quello. Per cui è tutto fermo, con mia grande gioia. E quindi andremo avanti così. E abbiamo la prima di campionato adesso e vediamo cosa succede. Io ho delle pessime sensazioni. Ad ogni modo, la formazione per ora sarà questa. E vediamo un po' che cosa ne esce, perché appunto siamo carenti sotto diversi punti di vista. Però che tocca fa? Questo è, sperando che il buon Michelotti pian piano decida che Monza può essere un posto che fa al caso suo. Per cui, raga, è arrivato Zizek in prestito per un anno, senza diritto di riscatto, semplicemente stanno a far favore alla Lazio, però insomma è un giocatore sicuramente che sarà utile alla causa, sempre in prestito, ma più di quello al momento non si può fare. L'unica speranza appunto è che si rivalutino diversi giocatori col tempo e che poi pian piano si possano arrivare a monetizzare. Quindi, detto ciò, il nostro Patrick, che prenderà la 14, è pronto a dimostrare di essere in grado di intendere di volere, o quantomeno è ciò che ci si augura da lui. Sarà complicato. Quest'anno sarà oggettivamente complesso il campionato, perché non abbiamo una squadra di vertice affatto. Però i miracoli accadono in fin dei conti e chissà che non succeda anche a noi. Per cui andate in campo e cercate di impressionarmi. Non è fregato niente a nessuno. Proprio il nulla cosmico. Io ho una paura. Il nostro Fiordaliso dovrà essere l'uomo in più, specialmente lì a destra, ma a tutta fascia Fiordaliso. Russo titolare. Landi, terzo portiere, vediamo che ne esce. Soriano, insomma, mamma mia. Soriano ha fatto un ottimo precampionato. Peccato che sotto porta non sappia minimamente tirare. Comunque, è un inizio, è un inizio. Se riuscissimo a vincere la prima sarebbe una sorta di miracolo incredibile. Ma vi dite? Niente, te tira dritto per dritto contro gli avversari, diventa complesso. Comunque, dai, dai, dai. Io ci voglio credere. Se partissimo con 3 punti sarebbe già un bel pezzo avanti. Diciamo che l'obiettivo quest'anno è salvarsi di base. Poi quello che verrà in più, meglio. Però, diciamo che per adesso, alla luce del mercato abbastanza fermo, non ho piani diversi da una salvezza che già di per sé vedrei complicata se non ci fosse Toffol. Se non ci fosse Toffol! Perché gli ha tirato una saracca mai vista di sinistro, vicino al palo, e già stiamo un avanti. Hai capito Toffol? Lui è stato veramente un colpaccio. Riportare a casa lui non era semplice, ma la fortuna è che prende ancora poco. Io vorrei tanto riuscire a comprarlo dopo, prima o poi, perché è uno secondo me che sarà vendibile e plusvalentizzabile. Soriano sta che è il terzo gol dell'anno per ora, della stagione, considerato anche il precampionato. È uno che sta lentamente esplodendo. Chi l'avrebbe mai detto comunque, eh? Speriamo di giustizia. E Loda. 2-0 al primo tempo. Aia. 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 Bravissimo Fiordaliso. Ma vi didi. Ma vi didi. No, ma perché? C'è tutta la porta. Sono 74 metri di porta. Comunque stiamo dominando, eh. Cala. No, vi prego. Non posso subire gol dopo aver detto una frase del genere.
Non posso. Pietà. Perché devo soffrire in questa maniera ignobile? Niente, amo preso go. Ma la so tirata per l'ennesima volta, so. È chiaro. È chiaro. Era chiaro. Era chiaro. Era chiaro. Era chiaro. Ma era chiaro. Appena ho pronunciato quelle orribili parole, era chiaro che questo sarebbe successo. Va benissimo. Gasato dal feedback. Troppo gasato. Ci siamo sgasati a forza di gasarci. Fossa. È il 3-1 de Fossa. Mortacci, che punizione che ha tirato. Ma che punizione ha tirato, Fossati. Pazzesca. Tanto non si è capito se ha preso il palo o se l'ha parato al portiere, ma va bene uguale. Bene, e io direi un primo tempo da paura. Continuate così. Confermati gli 11 che hanno giocato fino adesso. Com'è che sto Zizek non è affatto male. La squadra. Mavididi vuole il primo gol in campionato. Lo vuole, lo trova, no. Gli laggano pure in faccia, proprio a dire no, non devi segnare. Fossalo. Carillo. Lo vedo bene, Carillo, per il futuro. Dai, dai. Dai, dai. Non piamo il 3-2 adesso. Bravo, Fossa. Perché, Toffol? Sei più veloce tu. Sei più veloce tu. Bravo. Niente, tutti che dormono. Che cosa facciamo? Buongiorno. Ecco, meno male. Non andiamo sotto a due, per pietà, per pietà, per pietà, ecco. Allora, due cambi saranno doverosi a questo punto. Io metterei il Sampi al posto di Fiordaliso e metterei Puado al posto di Mavididi. Anzi, più che Puado metterei il nostro Shane, che è discretamente veloce. È in calo, però c'è ancora. Ce n'ha ancora. Del Rico in serie B so tre i cambi, giusto? Infatti. Perfetto. Bene. Tre cambi al 67esimo. Siate creativi, per cortesia. L'audio ha deciso di fare sciopero questa seconda parte di partita. No, è tornato, meno male. No, vabbè, la rasoiata terribile di Shaudone, no. Vi prego. Vi prego. È troppo. L'andiamo a chiudere una volta per tutte, perché non mi piace per niente quello che sta accadendo. Bravo, fosse intelligente. Zampi. Ci pensa Shane, la chiude Shane. Ma lo sento. La chiude Shane. La chiude Shane. Questo comunque. Non cominciamo, eh. Non cominciamo. Non cominciamo. Per pietà. Col fuorigioco a nastro perché divento matto, eh. Guarda che sta succedendo. Guarda che se ci rubano pure la prima. Mamma mia. Ah no, per un attimo ho flashato il rigore e volevo scomparire dalla circolazione. Bravo Soriano. Io dopo stazione devo assolutamente intervenire tatticamente perché non funziona più. Niente, avevamo preso su. Mamma mia Russo. Mamma mia Russo. Posso intervenire? Se poneste fine a que... Dai, ma su, ma che cazzarola di... Beh, giallo! Sì, ho fatto un fallo, stupido peraltro, ma... Purtroppo un fallo normale, eh? Dai, ragazzi, su. Mamma mia. Ok, intervengo. Dunque, allora...
Contropiede, quindi andiamo in positiva. Perdita di tempo, ritmo di gioco lo mettiamo leggermente più basso, dribbla di meno, più disciplina, cercate calci piazzati, contropiede, ampiezza difesa stretta. Tazzi aggressivi, abbassiamo un po' la linea, ecco. Forza, ragazzi. Domanda di più? Bravo, Shane. Contropiedissimo. Derrico, l'hai visto? Devi solamente servirlo. Niente, Derrico. Derrico egoista. Derrico egoista, eppure. Lo caccio via, lo caccio via. No, vabbè, ragazzi. Io non c'ho veramente parole. Io non c'ho veramente parole. Derrico da galera. Derrico da galera. No, veramente, una cosa. Derrico da galera. Derrico da galera, veramente. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole. Io non c'ho parole per definire Derrico, che non giocherà più. Non giocherà più. Non me ne può fregare di meno. Lo metto fuori rosa dopo questo. Cioè, il gol del possibile 4-2 per un errore da giocatore di quarta categoria si trasforma. Mamma mia, mamma mia. Io non c'ho parole. Non c'ho parole per definirlo, Derrico. Cioè, o meglio, ce ne avrei tante, ma non. Ma meglio che lascio perdere. Meglio che lascio perdere. Adesso la passi. Mamma mia, Soriano mio. Soriano mio al 93esimo. Ha salvato la panchina. Il posto a Derrico. L'ha salvato perché Derrico, se l'avesse fatto prima questo lavoro. Mamma mia, Soriano al 94esimo. Fa esplodere lo stadio. Sì, comunque, se Bongiorno si vede dal mattino, io non arriverò vivo a fine stagione. No, vabbè, ragazzi, per 5-3. La squadra si è fatta girare. Sul 3-3 hanno scapocciato tutti. Bene. Però non si può fare una stagione così. Io ve lo dico, con tutto il bene, non si può fare una stagione così. Vi voglio tanto bene, però, santo cielo, cioè, da pazzi gioca così, eh. Mamma mia. Mamma mia. Allora. Soriano, sei stato superlativo. Zizek, si pronuncerà Zizek? Zizek? Vabbè. Dunque, Papetti. Vabbè, ma che ce faccio con Papetti? Niente, non c'ho una lira. Pedretti, pronto al prestito. Ciao, Pedretti. Vatta a fa due passi. Io se non vendo qualcuno, non sta. Oh, non c'è arrivata mezza offerta, eh. In tutto il mercato estivo. Io non. Boh. Comunque il Monza parte bene. Ed era quello che ci interessava. Vogliamo avere un minimo di margine sugli avversari. Pinna non ci interessa. Questo non ci interessa. Tanto non c'ho la lira, è inutile stare lì a guardare. Non ci sono soldi, ci sono soldi. Quindi è inutile. Calabro, vai Calabro, arrivederci. Aridaglie. Gli osservatori potrebbero anche rimanere a casa perché non c'è più di Nero. Allora. Oh no, c'è Georgievic. Dunque, oh, ma la stagione Erminio sta a fare incetta dei campioni, eh. Tutto. Mezzo Monza. Scali infortunato per 2 giorni, vabbè. Ce ne faremo una ragione. E. Che altro c'è? Pure Locati, ha già l'Erminio. Tutti hanno già l'Erminio. Vabbè. Ma stagione Erminio, ma ce l'avrà i soldi per pagare? Vabbè, che è tutto gratis. Pagano solamente gli ingaggi. Barra la Caronnese.
Madre, sono infortunato 2 giorni, vabbè. Vai, Sacchini. Mezza squadra che è andata via in prestito, ma almeno giocano. Quello è l'importante. Oh, ma sono Salvatore, ogni quarto d'ora escono fuori. Grazie. Ma posso anche fare. Allora, Thomas Coulange. Ci voleva un po' di Coulange in questa squadra per salvarsi, in effetti. Intuito 12, posizione 13. Marco dei contrasti di. Non è male sto Coulange, eh. Potrebbe diventare il Coulson del Monza, chi lo sa? Chi lo sa? Terzic. Ma perché? C'è sempre preoccupazione in questa squadra. Siamo una squadra estremamente preoccupata, una società molto preoccupata. Non capisco da cosa nasce tutta questa preoccupazione. Abuado, lo so che te va di giocare di più, ma che tocca fa? Comunque, abbiamo 4 punte e giochiamo una punta sola. È complicato oggi, eh? Perché Abuado, se non esplode, è un problema. Io però, ma vi dici che dovrà essere titolare per forza. Ecco, Fonseca va in prestito. Ciao, Fonsi. Una mirabolante operazione di mercato della nostra dirigenza, che non, ancora bisogna capirla, ma poco importa. Allora, io direi che oggi gioca Rigoni, se no mi si deprime. Tanto con la Reggiana dovrebbe essere una partita gestibile, no? Poi. Fiordaliso. Facciamo fare una partita a Sampirisi. Dunque, Bellucci. Lo mettiamo al posto di Mateson. E lo mettiamo titolare. Sono centrale, Carillo. Michelotti va bene. Io non cambierei nulla, sinceramente, rispetto al gruppone iniziale. Giusto Shane vorrei far giocare dall'inizio oggi. Lui, attaccante che pressa, corre, impegno 20, insomma, se non la. Centravanti d'attacco, lo può fare, lo può fare. Non voglio dargli troppi compiti difensivi a livello di pressing, voglio che si concentri sull'attacco. Per quanto sia uno che. Abbiamo un conto aperto, non me lo ricordo, però famo finta di sì. Dai, no, sarebbe stato meraviglioso per 3-2-1 gol di Long. Il nostro ce l'ha Long. Dai. Aia. Complimenti, ragazzi. Beh, un ottimo inizio. Meno male che la partita con la Reggiana doveva essere comoda. Allora, intanto una cosa che. Ecco. Sì. Poi ce lo fate vedere, eh? Non è successo niente, su, non è successo niente. Se ne abbiamo un altro, però qualcosa succede, ovvero che begaccio a tutti quanti. No, i centrali non funzionano. È una coppia proprio che non funge. Signori, che tocca fa? Perché non mi pare proprio l'inizio di partita migliore del mondo, eh. Porca cese, vabbè, dai. Ma per favore. Sì, giocate corti, vabbè. Tocca riaprirla subito. Ma tipo subito, su. Hernandez, il fuoriclasse della squadra. Via, mortacci sua. Gli ha spaccato mani e porta. Si è caricato sulle spalle la squadra, Hernandez, campione vero. Che intensità questo uomo. Strapagato, ma bella parata.
Ma sembra ne valga la pena. Dai, dai. Sopraffatto. T'ho detto Loda, su. Avete fatto un gran gol. Andiamo avanti. Dai, andiamo a pareggiare prima della fine e poi si vince il secondo tempo. Dai. Dai, dai, dai. L'ho già vista. L'ho già vista. Porca miseria. L'ho già vista nella mia testa. Ci hanno fregato a freddo. Con due gol senza senso. Bravo Hernandez. Sempre lui nel vivo. È il più cercato dai compagni. Vabbè, non è andato esattamente come l'avevo vista nella mia testa, ma. Abbiamo un conto aperto. Ce la fate? Dai. Toffol. Soriano. Non puoi tirare da ogni posizione a Soriano. Sciala miseria. Mamma mia. La difesa non funziona comunque, eh. Sta coppia difensiva terribile. Dunque. Allora, io farei una cosa. Metto Mavididi. Facciamo un attacco a due. Con Long a fare attaccante che press. E mettiamo Zizek. E per ora basta. Parla la squadra. Energico. Credo in voi. Ok. Hanno reagito bene. Regà. Dai. Dai. Non si può perdere sta partita. 17 tiri a 4. Non si può perdere. Mamma mia. Io detesto quando non succede niente. Mi manda al manicomio. Allora, serie passaggi. Apriamo un po'. Portate il pallone in aria. Cercate il gioco sulle fasce. Ampiezza di gioco più larga. Transizione. Pressing a tutto campo. Ok. Non in possesso. Più alti ancora. Contrasti aggressivi. E va bene così. Dai, su. Andate avanti. Ma perché se aumento le punte non mi fai vedere in mezza azione? Su. Ragazzi, dai. Che non lo sappiamo manco noi come fa Massato a uno per questi. Hernandez. Fuori gioco tanto, che non lo so. No? Oh, zitti. Zitti. Domanda di più, andiamola a vincere, su. Andiamola a vincere. Tabi. No. Ancora. Ti prego, non puoi, non, oh, non puoi da un metro sul 2-2 al 90esimo. Rigore? No, ho rosicato, 29 tiri a 5, 2-2, non ci si crede comunque, veramente. Vabbè, avete fatto un pezzo incredibile, era meglio vincere, però vabbè, dai. Se la famo piacere. Se la famo piacere. Che vedevo dire? Continua così. Comunque la squadra. Pensavo peggio. Vi dico la verità, pensavo peggio. Pensavo peggio. Alla fine. La squadra. Devo trovare una coppia difensiva che sia quella fissa, perché i due di questo giro non mi sono piaciuti. Per niente. Offri Mattia Abate in prestito, sì. Dunque, oggi c'erano Carillo e Bellucci. Bellucci mi sa che è arrivato, meglio giocare qua a Cardi, eh. E devo dire che Stampirisi non ha incantato.
Dovremmo giocare così. Mavidi di titolare. Diciamo che si sta definendo una rosa che è questa. Armellino. Gliozzi andrebbe provato anche lui, ma non. Puado pure. Ci abbiamo troppi attaccanti. Troppi. Ecco, una cosa che potremmo fare, ora che ci penso. Crea nuova tattica. No, io vorrei co posso copiare quella che già c'ho? Salva. La chiamiamo, che ne so, falchismo, football manager, carica tattica, falchismo, così me la copia e me la, ecco. E io questa vorrei trasformarla in un 4-2-2-2. Ok? Così che si abbiano tre tattiche adatte a tutte le occasioni. Se butta male, giochiamo a due davanti. Qui non c'è niente da dirvi. Vabbè, intanto non c'è niente da fare. Se va bene nulla, non arrivano offerte. Non so che dirvi. Renzetti, vai, Renzetti. Il portiere vuole prestito Sampirisi. Sì, sarei ben lieto, ma vi dovete accollare pure il costo futuro obbligatorio. Lo facciamo? Sapete che vi dico? Se ha giocato 5 partite, mi date 1 milione. Dai. Possiamo fare 1 milione dopo 10. E questo è. Niente, allora va attaccare. Che devo fare? Non so che dirvi. Dunque. A me di regalare i giocatori a 4 lire non me va. Mo' con tutto il bene, ma che non è un supermercato, Monza, mi dispiace, ma non siamo qui a regalare gente, mi dispiace. Cusumano, ma chi sta a Pia Stankovic? Ma che gente è? 19 anni, è una pippa al sugo che salta solo, fategli fa salto in alto, non il calcio. Vabbè, io comunque adesso vado diretto alla prossima partita, così riprendiamo da là, salvo colpi di scena nel mentre. Ragazzi, stavo facendo caso a una cosa. Ma questo Pablo Ramon. Stavo guardando un po' i giocatori che mi offrivano i nostri osservatori intanto che aspettavo. Che nasce come terzino, ma stavo guardando che può fare appunto anche il centrale. Sembra un giocatore di ottime prospettive, posizione 13, intuito 11, impegno forse un po' basso, anche la freddezza un pochino bassa, però contraste 14, marcatura 12 e la cosa intrigante è che ha una clausola di cessione di 500.000. Adesso noi non ci arriveremo mai. No, non mi fanno manco fa niente. Però caso mai uno dovesse, potrebbe essere intrigante. No? Fatemi sapere, tanto io lo metto in lista dei selezionati per 6 mesi. Vediamo che succede. Comunque, allora, partita col Pisa. L'ultima di oggi. Mavidi è fuori per un virus intestinale. Buon per lui. E quindi gioca Puado. Si tenta il rilancio di Puado, che poi appunto a fine anno dobbiamo capire che fa con Puado. Perché Puado è con noi fino al 21. Cioè fino a fine anno praticamente. Però ha una clausola di riscatto potenziale di 5 milioni che non avremo mai. Però è opzionale. Io voglio capire se conviene investire su di lui oppure no. Che noi 5 milioni difficilmente ce l'avremo per fare riscatto. Però se dovesse fare il mostro, magari qualcosa si inventavamo, non lo so. Comunque, per adesso andrei così. Ci portiamo Matheson. Anche lui è stato male. Scaglia si potrebbe rilanciare, magari al posto di Bellucci. Vediamo un po'. Allora, intanto andiamo così. Lo so che non siete informissima, ma so che ci metterete l'anima per cercare di sopperire.
Per cui, signori, energico, mi aspetto che vinciate, senza manco salite a chiacchierà. Io mi scordo sempre di fare una cosa, ovvero cercare i calci piazzati, così da sfruttare il buon Fossa. Siate creativi. Accardi comunque è quello che, salvo colpi di scena, mi dà più sicurezza lì dietro. Siamo a Carillo, che è un giocatore che molto trascurato e sottovalutato, ma... Mamma mia, Soriano. I nostri esterni sono tanta roba, perché sia Soriano che Hernandez li vedo particolarmente in palla in questa stagione. Speriamo che... Altro che Leandrigno. Carillo. Bravo, Carillo. Dai, dai. Carillo. Carillo. L'apertura a memoria di Soriano per Topol Hernandez. Porca miseria. Ricorda un pochino Robben Hernandez. Questa fissa di rientrare sul sinistro e tirare. Hernandez, sempre lui. Mortacci, quanto è forte. A voglia di dire l'hai pagato troppo. Sta a far mostro da quando è arrivato. Sta facendo il mostro. Tiè! Che giocatore! Siate creativi, ancora più creatività, su! Che alla fine forse salvarsi non sarà così complesso come immaginavo, perché... Bravissimo, Russo! Già che se portiamo via due partite semplici, vuol dire che ci sono due squadre peggio di noi. E potenzialmente... No, tiè, guarda che apertura! Tofol, deve solo chiuderla! Ma squadra gira, incredibilmente. Vabbè, il Pisa è peggio, per cui un posto va laggiù già occupato, eventualmente. Ma che apertura ha fatto? Ma chi era? Di chi era il cross? Vabbè, non lo sapremo mai. Hernandez, sempre lui. Porca miseria, gol e assist. Che squadra, oh. Carillo. Cross e panico. No. Da siega? No. Mi rifiuto. Con tutto il bene per quel ragazzo che non conosco, ma gli sono vicino visto il cognome. Dai, dai. Soriano. Soriano. Ma perché? Non, perché non. Perché non. Eh? Un po', eh? No. Carillo. Ok, è impressionante come il mio mercato, per quanto sempre un po' raffazzonato, siano ormai 3 anni che al Football Manager qualche risultato lo dà. Non so se è il gioco che è facile o so io che ho fortuna, ma sicuramente bravura non è, perché... Però ci dice sempre bene. Con questi inaspettati colpi così alla Lotito, ma... Incredibilmente stanno pagando. Dai, dai. Con molta calma. L'andiamo a chiudere perché non è che mi fidi tantissimo. La Serie B mi assomiglia pericolosamente al foot di FIFA, in alcuni momenti, per cui mi preoccupa e mi perplime. Dai, dai. Ecco, Michelotti, perché? Perché? Perché, mamma? Perché de novo? Ah. Due cose, tre cavolate ha fatto. Dai la lunga. Dagli la lunga. Io vorrei troppo i comandi vocali a sto gioco. Per dare un minimo di indicazioni tattiche durante la... Sarebbe la meraviglia. Cioè, giocherei a sto gioco dalla mattina alla sera se ci fossero le indicazioni vocali. Che cosa... Vabbè. Dai, dai. Non te fa saltare come un bamboccio. Mamma mia. Io devo stare attento. C'ho sempre la cosa che sulla punta della lingua che mi devo azzittare all'ultimo secondo. Io sarei un pessimo allenatore, mi caccerebbero dopo un quarto d'ora. E mi querelerebbero dopo 60 secondi.
Dai, dai. Mamma mia, che rischio. Ragazzi, possiamo dare la zampata finale a questa partita? Fossa, da lì. Porca miseria, con quale cattiveria e coattaggine chiude la partita il Fossa. Grande. Che gol, ragazzi. Mentalmente l'ho troppo chiamato, meno male che mi ha ascoltato. Bei portieri, comunque devo dire. Complimenti, ma manco ci avessimo Adriano al posto dei de Fossati. Loda lì sul 3-0. La mezza lodata ve la do. Carillo. Carillo comunque c'ha il passo quello di prepotenza quando esce dalla difesa, che cerca di iniziare la manovra con pessimi risultati, ma. Soriano, ma perché tiri? C'è il compagno vicino. Fai fangolletta a Poato che mi si deprime. È un 6 e 6 su una partita da 3 a 0 al primo tempo. Allora, energico, continuate così. Dai, e su. Partita incredibilmente comoda. E semplice. Mamma mia, ma come si fa a pian gol così da Messias? Sempre per la difesa posizionata male poi, eh. Le marcature, niente, proprio. Ma non me. Dice marcature che? Io Michelotti lo odio. Pagato. Mi sono indebitato per anni per prendere sto giocatore che infarto che piagne e rompe. Facevo un filo a Michelotti se volevo tutte queste rotture di scatole. Bravissimo, Soriano. Bravo, Messias ha rosicato. Lo so, a volte lo fanno. A volte lo, ecco, vattene a fare un giro dove non ci disturberai più, ecco. Pausa, par dei cambi. Allora, Matheson che mi torna dopo l'influenza. Il nostro Celalong e Derrico, che è un botto che non gioca al posto di Soriano. Dai, Derrico mi sa che tra un po' sarà un problema perché non sta giocando mai. Il minutaggio è molto basso. Dai ragazzi, un ottimo 3-1, un ottimo 3-1. Siete creativi. Bravo Carillo. Derrico. Armellino, bella partita anche da Armellino oggi. Long. Niente. Comunque Long è il più propositivo per i nostri attaccanti, va detto, eh. Grande Mate, sono ottimo l'anticipo. Bella palla per Toffol. Cross in mezzo 4-1. Grande, ce l'ha Long. 100 gol in carriera per Long. Il più brutto ha fatto, probabilmente. Tra tutti e 100. Traguardo importantissimo per il close di Monza. Gliela tira non faccia. Lui segna in maniera rocambolesca. L'importante è il gol. 4-1. Lodali tutti. Bravo Long, quando parte dall'inizio è poco incisivo. Se subentra c'ha talmente tanta cattiveria agonistica con quell'impegno 20 che fa veramente la differenza. Bene. Ragazzi, davvero felici. Bene. Raga, siamo secondi in classifica, eh. Zitti, zitti. Zitti, zitti. Devo dire che stiamo facendo un inizio di stagione non affatto male. Per cui io per adesso mi fermerei. Fatemi sapere, come sempre. Speriamo bene. Sì, fagli fare doppia intensità a Soriano.
A telecamere spette, ecco, farò un po' degli allenamenti personalizzati, così da rivedere un po', e datemi dritte in tal senso, perché appunto io sto andando avanti adesso con tutto quello che mi dite voi. E ragazzi, ah, ecco, cosa importante, il discorso dei loghi, visto che me lo chiedete in tanti, perché non metti le faccine, i loghi, eccetera. Ho scoperto, informandomi un po', che non facendone uso personale, perché appunto io ci realizzo sopra dei video, è un po' delicata la questione, per cui sto cercando di capire se è una cosa che posso fare serenamente oppure no. Io sono molto attento a queste cose, lo sapete, sono iper preciso con tutte le questioni di copyright, eccetera. Voglio fare cose per bene, per non avere problemi. Per cui sto valutando un po' la cosa, perché appunto fosse uso personale, me lo gioco per cavoli miei, è un conto, ma facendoci dei video sopra devo vedere un attimino se si può fare oppure no. Per cui niente, raga, io per adesso vi saluto, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.